Introduzione al libro di Genesi. Genesi fu completato da Mosè nel deserto del Sinai nel 1513 avanti l'era volgare. Nato nel 1593 avanti l'era volgare, Mosè fu profeta, condottiero, giudice, storico e mediatore. Scrisse i primi cinque libri della Bibbia, nell'insieme chiamati Pentateuco, come pure Giobbe, il Salmo 90 e forse il Salmo 91. Il nome Genesi significa origine o nascita. Il libro spiega l'origine dell'universo e il modo in cui Dio preparò la terra perché gli esseri umani potessero viverci. Descrive inoltre l'origine del popolo di Israele e la sua crescita in Egitto fino alla morte di Giuseppe nel 1657 avanti l'era volgare. Genesi contiene 50 capitoli. I capitoli 1 e 2 spiegano come Dio, in sei periodi di tempo chiamati giorni, preparò la terra per gli esseri umani e poi creò il primo uomo e la prima donna, Adamo ed Eva. Dovevano riempire la terra e soggiogarla, e avevano la prospettiva di vivere per sempre. Nel capitolo 3, Eva viene tentata da un serpente che la induce a disubbidire a Dio. Anche Adamo disubbidisce, sottoponendo l'umanità al peccato e alla morte. Nel capitolo 6, angeli malvagi si materializzano e prendono in moglie delle donne da cui hanno figli ibridi chiamati Nefilim. La malvagità dilaga e Dio decide di mettere fine a tutti gli esseri viventi attraverso un grande diluvio. Noè, però, ha l'approvazione di Dio, che gli dice di costruire un'arca per salvare la sua famiglia e le varie specie di animali. Nei capitoli 10 e 11 si legge che dopo il diluvio le persone iniziano a costruire una città con una grande torre, andando così contro il proposito di Dio, che vuole che gli uomini riempiano la terra. Ma Dio confonde la loro lingua e li disperde. I capitoli da 11 a 25 si concentrano su Abramo, un uomo di grande fede. Nel capitolo 12, Geova dice ad Abramo, a quel tempo chiamato Abramo, di andare in un altro paese. Là, un giorno, diventerà una grande nazione e grazie a lui tutti i popoli saranno benedetti. Nel capitolo 15, Geova dice ad Abramo di guardare il cielo e, se ci riesce, contare le stelle. Quindi prosegue, è così che diventerà la tua discendenza. Lo sapevate? Genesi definisce il tema dell'intera Bibbia. La rivendicazione del diritto di governare di Geova e l'adempimento del suo proposito per la terra e l'umanità grazie al suo regno affidato a un futuro discendente. La prima profezia relativa a questo discendente e a ciò che avrebbe fatto si trova in Genesi 3:15. Il libro di Rivelazione mostra come questo discendente schiaccia l'antico serpente, Satana, ed elargisce le benedizioni promesse a tutti gli esseri umani ubbidienti. Nel capitolo 19, Dio distrugge Sodoma, Gomorra e le città vicine a motivo della loro sfrenata immoralità sessuale. Nel capitolo 22, Geova dice ad Abramo di sacrificare suo figlio Isacco. Ma quando Abramo sta per farlo, Geova lo ferma e gli ripete le promesse relative alla futura discendenza che avrà. I capitoli da 24 a 50 si concentrano principalmente su Isacco, i suoi figli gemelli Giacobbe ed Esaù e Giuseppe figlio di Giacobbe. Isacco benedice Giacobbe, che poi parte per la lontana Paddan Aram. In quel paese, Lea, Rachele e le loro due serve danno a Giacobbe molti figli, di cui 11 sono maschi. In seguito, Giacobbe ritorna in Canaan, dove Dio gli cambia il nome in Israele, e Rachele dà alla luce il 12° figlio maschio di Giacobbe. I capitoli da 37 a 41 raccontano di come Giuseppe, figlio di Giacobbe, a 17 anni viene venduto dai suoi fratelli e diventa schiavo di Potifar, funzionario di corte del faraone.
La moglie di Potifar cerca di sedurre Giuseppe, ma non ci riesce. Così lo accusa di aver tentato di violentarla e lui viene messo in prigione. Quando ha 30 anni ed è ancora in prigione, con l'aiuto dello Spirito di Dio, Giuseppe interpreta i sogni fatti dal faraone. Per questo viene liberato e nominato primo ministro d'Egitto. Nei capitoli da 42 a 47, Giuseppe si ricongiunge ai suoi familiari, che vanno a risiedere da stranieri in Egitto. Il capitolo 49 contiene le profezie che sul letto di morte Giacobbe pronuncia riguardo ai suoi figli. Da Giuda verrà il discendente promesso, Silo, colui al quale ubbidiranno i popoli. Mentre leggete Genesi, notate come questo libro spiega la vera causa delle sofferenze dell'umanità. Scoprite come e perché i patriarchi ottennero il favore e la benedizione di Dio e constatate come le promesse che Geova fece a quegli uomini di fede fanno riferimento a Gesù Cristo, il re del regno di Dio. Introduzione al libro di Esodo. Esodo fu scritto da Mosè nel deserto del Sinai nel 1512 avanti l'era volgare, un anno dopo che gli israeliti avevano lasciato l'Egitto. Il libro abbraccia un periodo di 145 anni, dalla morte di Giuseppe nel 1657 avanti l'era volgare alla costruzione del tabernacolo nel 1512 avanti l'era volgare. Esodo narra come Geova liberò gli israeliti dalla schiavitù in Egitto, come li organizzò per farli diventare una nazione e come insegnò loro ad adorarlo nel modo dovuto. Esodo contiene 40 capitoli. Nel capitolo 1 leggiamo che il numero degli israeliti è cresciuto a un ritmo straordinario, tanto da indurre il faraone a sottoporli a una gravosa schiavitù. I capitoli da 2 a 4 riferiscono fatti relativi alla nascita di Mosè, alla sua adozione da parte della figlia del faraone e alla sua fuga nel paese di Madian dopo che ha ucciso un egiziano che stava colpendo un ebreo. Molti anni dopo, Geova incarica Mosè di condurre gli israeliti fuori dall'Egitto. Nei capitoli da 7 a 10, Mosè, avvalendosi di suo fratello Aronne come portavoce, dice più volte al faraone di mandare via Israele, ma il faraone si rifiuta. Geova risponde mandando sull'Egitto 10 piaghe. Ad esempio, l'acqua del Nilo si trasforma in sangue, il paese viene invaso dalle rane e uomini e animali si ricoprono di foruncoli purulenti. Nel capitolo 12, Dio istituisce la Pasqua. Manda inoltre la decima e ultima piaga, la morte dei primogeniti. Il faraone, umiliato dalla morte del suo stesso figlio, non può fare altro che lasciare andare gli israeliti. Nel capitolo 13, Geova, servendosi di una colonna di nuvola di giorno e di una colonna di fuoco di notte, guida il suo popolo verso la libertà. Nei capitoli 14 e 15, il faraone insegue stoltamente gli israeliti. Geova, però, travolge lui e il suo esercito nelle acque del Mar Rosso. Allora Mosè e gli israeliti innalzano a Geova un canto di vittoria. Lo sapevate? Tramite Mosè, Geova disse al faraone: «Per questo preciso motivo ti ho tenuto in vita, per mostrarti la mia potenza e perché il mio nome sia dichiarato in tutta la terra». Il nome di Dio divenne davvero molto noto. 40 anni dopo, la gente di Canaan, inclusa Rab di Gerico, parlava ancora degli avvenimenti accaduti al Mar Rosso. Cosa ancora più importante? L'umiliante fine del faraone è un avvertimento per chiunque si ribelli a Geova, incluso Satana. Nel capitolo 16, Geova provvede agli israeliti la manna, che diventa il loro alimento principale durante la loro peregrinazione nel deserto. Nel capitolo 19 Mosè sale sul monte Sinai. Lì Dio promette che se gli israeliti gli obbediranno scrupolosamente, diventeranno per lui un regno di sacerdoti e una nazione santa. Nel capitolo 20 il popolo vede e sente tuoni e lampi, il suono di un corno e fumo che sale dal monte Sinai, mentre Dio dà i 10 comandamenti.
Nel capitolo 24, Mosè legge al popolo il libro del patto, e il popolo risponde: «Siamo pronti a fare tutto quello che Geova ha detto». I capitoli da 25 a 40 si concentrano sul sacerdozio, la costruzione del tabernacolo, l'arca del patto, il candelabro e altri arredi sacri. I capitoli 28 e 29 descrivono le vesti sacerdotali e l'insediamento dei sacerdoti. Le vesti del sommo sacerdote includono un efod e un turbante con una lamina d'oro. Sulla lamina sono incise le parole «La santità appartiene a Geova». Il capitolo 32 narra che mentre Mosè è sul monte Sinai, il popolo fa un vitello d'oro e lo adora con canti e danze. Quando Mosè ritorna, brucia quell'idolo nel fuoco e lo riduce in polvere. Sparge la polvere sull'acqua e la fa bere agli israeliti. Nel capitolo 34, Mosè, di nuovo sul monte Sinai, sente Geova che dichiara il suo nome e le sue qualità. Il capitolo 40 dice che una volta completati i lavori, il tabernacolo viene coperto dalla colonna di nuvola e si riempie della gloria di Dio. Mentre leggete il libro di Esodo, notate come Geova può umiliare chi è orgoglioso e arrogante, come impiega chi è umile e mite, e come la liberazione di Israele dall'Egitto rafforza la nostra fede nella liberazione che ci attende grazie al regno di Dio. Introduzione al libro di Levitico. Levitico fu scritto da Mosè nel 1512 avanti l'era volgare, nel deserto del Sinai. Il nome Levitico, dato successivamente al libro, deriva da un termine greco che significa «relativo ai Leviti». Il libro comunque non fu scritto solo per i Leviti, ma per l'intera nazione di Israele. Levitico abbraccia un periodo di circa un mese e descrive gli avvenimenti immediatamente successivi alla costruzione del tabernacolo. Si concentra sul fatto che Geova è santo e che il suo popolo può essere santo ubbidendo alle sue leggi. I capitoli da 1 a 7 contengono le leggi relative alle varie offerte per Geova. I capitoli 8 e 9 parlano dell'insediamento del sacerdozio, dell'unzione di Aronne come sommo sacerdote e delle prime offerte di Aronne a Dio. Nel capitolo 10, Geova mette a morte due figli di Aronne, i sacerdoti Nadab e Abiu, per aver offerto fuoco o incenso non autorizzato. Geova poi stabilisce che i sacerdoti non devono bere alcol prima di entrare nella tenda dell'incontro o tabernacolo. Nei capitoli da 11 a 15 sono menzionate leggi relative alla purezza e all'impurità. Riguardo all'alimentazione, Geova specifica quali animali gli israeliti possono mangiare e quali no. Il capitolo 16 contiene le istruzioni relative al giorno dell'espiazione. I capitoli da 17 a 20 contengono leggi su come mantenersi santi. I servitori di Dio, ad esempio, non devono mangiare sangue né praticare alcuna forma di idolatria o spiritismo come fanno le nazioni intorno a loro. Devono avere considerazione per i ciechi, i sordi e gli stranieri. E devono mostrare rispetto alle persone anziane. Lo sapevate? Le disposizioni menzionate in Levitico erano, come spiega la lettera agli Ebrei, un'ombra delle benedizioni future. Per esempio, il sommo sacerdote simboleggia Gesù Cristo, il sangue dei sacrifici animali prefigura il sangue di Gesù e il Santissimo del Tabernacolo rappresenta il cielo stesso, dove Gesù si presentò davanti a Dio per noi. I capitoli 21 e 22 menzionano norme relative al sacerdozio. Per esempio, chi serve come sacerdote non deve avere difetti fisici, deve essere sano. Nei capitoli 23 e 24 si trovano istruzioni relative alle feste e ai giorni sacri. Geova dà anche comandi relativi alle lampade del tabernacolo e ai pani di presentazione. Il capitolo 24 evidenzia anche la sacralità del nome di Dio. Dietro comando di Geova,
un uomo che ha maledetto il suo nome viene lapidato. Il capitolo 25 contiene leggi relative all'anno sabbatico, l'anno del giubileo, il ripristino della proprietà e il trattamento da riservare ai poveri. Chi è costretto a vendersi come schiavo deve essere trattato bene, come se fosse un lavoratore salariato. Il capitolo 26 elenca le benedizioni derivanti dall'ubbidienza a Geova e le punizioni per la disubbidienza. Il capitolo 27 conclude il libro di Levitico con leggi relative alle cose consacrate a Geova e a quelle dedicate incondizionatamente a lui. Mentre leggete il libro di Levitico, notate quanto è importante che ci impegniamo per essere santi a imitazione di Geova, perché dovremmo rispettare profondamente il suo santo nome e perché possiamo essere sicuri che l'intera terra rispecchierà la santità di Dio quando sarà governata da suo figlio, il grande sommo sacerdote e re del regno. Introduzione al libro di Numeri. Numeri fu scritto da Mosè. Mosè iniziò la stesura di questo libro nel deserto del Sinai e la completò nelle pianure di Moab. Il libro abbraccia un periodo di 38 anni e 9 mesi, dal 1512 al 1473 avanti l'era volgare, anno in cui Mosè ne completò la stesura. Il nome Numeri deriva dalle due occasioni in cui Mosè censì il popolo, prima al monte Sinai e poi nelle pianure di Moab. Il libro esalta la capacità di Geova di guidare il suo popolo, sottolinea la necessità di ubbidire a chi è stato nominato da Dio e illustra l'importanza di avere una forte fede. Numeri ha 36 capitoli. Nei capitoli da 1 a 4 vengono contati gli israeliti maschi dai 20 anni in su che possono prestare servizio nell'esercito. Fanno eccezione i leviti, che vengono incaricati di assistere i sacerdoti. I capitoli da 5 a 9 parlano della fedeltà coniugale, della quarantena e del nazireato. Nel capitolo 10 gli israeliti lasciano il deserto del Sinai raggruppati per tribù. Nel capitolo 11 il popolo si lamenta della manna, il cibo provveduto miracolosamente da Geova. Nel capitolo successivo Miriam e Aronne parlano contro Mosè. Per questo motivo Miriam viene temporaneamente colpita dalla lebbra e messa in quarantena per 7 giorni. Nei capitoli 13 e 14, 12 capi di Israele, uno per ogni tribù, vengono mandati a esplorare il paese di Canaan. 10 esploratori fanno un rapporto negativo e il popolo dice di voler tornare in Egitto. Per questa grave mancanza di fede, gli israeliti sono condannati a vagare nel deserto per 40 anni, finché tutta quella generazione non sia morta. Lo sapevate? Giosuè e Caleb furono gli unici esploratori che ebbero fede in Geova e furono quindi gli unici esploratori che entrarono nella terra promessa. Caleb ereditò i campi e gli abitati di Hebron, mentre Giosuè parte della regione montuosa di Efraim, dove morì all'età di 110 anni. I capitoli da 15 a 17 parlano delle varie offerte per il peccato e narrano la ribellione e la condanna di Cora, Datan, Abiram e dei loro sostenitori. Nel capitolo 21 il popolo si lamenta di nuovo della manna, chiamandola pane spregevole. Nei capitoli da 22 a 24, Balak, re di Moab, assolda Balaam, un avido non israelita, perché maledica Israele, ma Geova fa pronunciare a Balaam delle benedizioni. Nel capitolo 25, molti israeliti commettono immoralità sessuale con donne moabite e iniziano ad adorare altri dei. Per questo Dio manda un flagello che causa la morte di 24.000 israeliti. Nel capitolo successivo Mosè fa il secondo censimento. Nel capitolo 27 le figlie di Zelofead spiegano a Mosè che non hanno un fratello che possa portare avanti il nome della famiglia. Geova allora decreta che in situazioni del genere l'eredità venga passata alle figlie femmine. Poi Dio comanda a Mosè di salire su un monte della regione di Abarim
perché possa vedere la terra promessa. Dato che Mosè sta per morire, Geova gli dice di nominare Giosuè perché guidi Israele che sta per entrare in Canaan. Nei capitoli da 31 a 36, ora che gli israeliti si accingono ad attraversare il Giordano, vengono affrontati vari argomenti, tra i quali la ripartizione di Canaan. Mentre leggete il libro di Numeri, osservate come Geova guida con pazienza il suo popolo. Notate perché è importante ubbidire a quelli che sono stati nominati per guidarci e riflettete sulla necessità di avere una forte fede man mano che ci avviciniamo a una terra promessa ancora migliore, il nuovo mondo sotto il regno di Dio. Introduzione al libro di Deuteronomio. Deuteronomio fu scritto da Mosè nelle pianure di Moab nel 1473 avanti l'era volgare, poco prima che gli israeliti entrassero nella terra promessa. Il nome Deuteronomio significa seconda legge o ripetizione della legge. Il libro, comunque, è anche una spiegazione della legge. Deuteronomio esorta gli israeliti a mostrare amore e obbedienza a Geova nel paese che sta per dare loro. Il libro consiste sostanzialmente di quattro discorsi, un canto e una benedizione pronunciati da Mosè. Nel primo discorso, riportato nei capitoli da 1 a 4, Mosè ripercorre la storia di Israele dopo l'Esodo e incoraggia gli israeliti a ricordare quello che Geova ha fatto per loro. Per esempio, rammenta loro che Geova ha fatto morire la generazione che 40 anni prima, per mancanza di fede e coraggio, ha avuto paura degli abitanti di Canaan. Nel secondo discorso, contenuto nei capitoli da 5 a 26, Mosè esorta gli israeliti a ubbidire ai comandi di Dio, e non per semplice dovere, ma perché lo amano con tutto il cuore, l'anima e la forza. Lo sapevate? Nell'antichità spesso gli stranieri non godevano di alcun diritto e vedove e orfani di padre avevano una vita molto difficile. In Israele, invece, tutti dovevano seguire la legge di Geova e tutti ne beneficiavano, inclusi stranieri, vedove e orfani. Geova ama chi si trova in situazioni come queste e lo stesso dovrebbero fare i suoi servitori. Nel capitolo 7, Mosè dice agli israeliti che Geova scaccerà dalla terra promessa le nazioni che la occupano e che sono più popolose e potenti di Israele. Nel capitolo 8, Mosè parla dell'eredità di Israele come di un buon paese, un paese di corsi d'acqua, frumento, orzo, viti, fichi, melograni, olio d'oliva e miele. Ma è anche un paese dove domina la falsa adorazione. Per questo, nel capitolo 12, agli israeliti viene comandato di demolire gli altari dei falsi dei, spezzare le colonne sacre, bruciare i pali sacri e abbattere le immagini scolpite. Nel capitolo 16, Mosè ricorda al popolo di Dio di celebrare la Pasqua e tre grandi feste: la festa dei pani azimi, la festa delle settimane e la festa delle capanne. Nel capitolo 18 viene preannunciato l'arrivo di un grande profeta. Mosè dice: «Fra i tuoi fratelli, Geova tuo Dio susciterà per te un profeta come me. Lo dovrete ascoltare». Nel terzo discorso, contenuto nei capitoli 27 e 28, vengono elencate le maledizioni per la disubbidienza e le benedizioni per l'ubbidienza. Quando le nazioni avranno attraversato il Giordano, le maledizioni dovranno essere recitate sul monte Ebal, dove si troveranno metà delle tribù. Sul monte Gerizim, invece, si troveranno le altre tribù che benediranno il popolo. I capitoli 29 e 30 contengono il quarto discorso di Mosè, in cui Mosè stipula un patto con gli israeliti e dice loro di scegliere la vita ubbidendo a Geova. Nel capitolo 31, Geova nomina Giosuè successore di Mosè. Giosuè dovrà essere coraggioso e forte per guidare Israele mentre entra nel paese datogli da Dio. Il capitolo 32 riporta il canto di Mosè, che esalta la fedeltà di Dio e la mette in contrasto con l'infedeltà degli israeliti.
Nel capitolo 33 leggiamo la benedizione che Mosè pronuncia sugli Israeliti prima della sua morte. Nell'ultimo capitolo Mosè sale sul monte Nebo, da dove può vedere la terra promessa. Dopo avergli mostrato il paese, Geova gli dice: «Te l'ho fatto vedere con i tuoi occhi, ma non vi entrerai». Dopodiché Mosè muore, all'età di 120 anni, e Geova lo seppellisce in un luogo sconosciuto in Moab. Mentre leggete il libro di Deuteronomio, notate come Geova benedice chi lo ama, come trattiene la sua benedizione da chi gli disubbidisce e come i principi alla base della legge di Dio si ritrovano negli insegnamenti di Gesù, il profeta come Mosè, che è anche re del regno di Dio. Introduzione al libro di Esdra. Il libro fu scritto da Esdra, un sacerdote della discendenza di Aronne. Esdra era un uomo di fede e un diligente studioso delle scritture. In qualità di sacerdote, aveva la responsabilità di insegnare la parola di Dio. Era anche un esperto copista, lavoro che richiedeva una cura meticolosa dei dettagli. Esdra riprese la sua accurata narrazione da dove l'aveva interrotta nel libro di Secondo Cronache, ovvero dalla liberazione degli ebrei dalla schiavitù a Babilonia. Scrisse questo libro intorno al 460 avanti l'era volgare a Gerusalemme. Lo sapevate? Inizialmente i libri di Esdra e Neemia erano uniti in un solo rotolo. In seguito, però, i due libri furono divisi, così come li troviamo oggi nelle nostre Bibbie. Il libro di Esdra contiene 10 capitoli. I capitoli da 1 a 6 descrivono il ritorno di un piccolo gruppo di ebrei a Gerusalemme. Nel 537 quegli ebrei eressero l'altare e celebrarono la festa delle capanne, ponendo così fine ai 70 anni di desolazione. L'anno seguente furono gettate le fondamenta del Tempio e, nonostante i lavori fossero stati interrotti per un certo periodo a causa dell'opposizione, la casa di Geova fu completata nel 515. I capitoli da 7 a 10 riportano avvenimenti che si verificarono quasi 50 anni più tardi, nel 468, quando Esdra affrontò il suo difficile viaggio verso Gerusalemme. Al suo arrivo, Esdra rimase sconvolto, scoprendo i gravi peccati che gli ebrei avevano commesso. Rivolse a Geova una preghiera pubblica e si diede da fare per aiutare il popolo a ristabilire la propria condizione spirituale. Mentre leggete il libro di Esdra, notate come Geova ha adempiuto la sua promessa di porre fine all'esilio del suo popolo a Babilonia e di ripristinare la vera adorazione a Gerusalemme. Questi importanti avvenimenti erano strettamente legati alla futura comparsa del Messia. Introduzione al libro di Neemia. Neemia era un fedele ebreo che serviva alla corte reale persiana di Susa. Aveva il prestigioso ruolo di coppiere del re Artaserse. Il libro di Neemia venne completato dopo il 443 avanti l'era volgare a Gerusalemme. Comincia con avvenimenti che ebbero luogo circa 12 anni dopo quelli narrati da Esdra. Il libro contiene 13 capitoli e racconta eventi che si verificarono tra il 456 e un periodo successivo al 443. I primi 12 capitoli, però, si concentrano su quello che accadde solo nel primo anno. Gli eventi narrati nei capitoli 1 e 2 iniziarono a verificarsi verso la fine del 456. A Neemia venne riferita la triste condizione delle mura e delle porte della città. Neemia pregò per avere la guida di Dio. La sua preghiera fu esaudita. Il re persiano lo mandò a Gerusalemme come governatore e gli diede il permesso di ricostruire le mura della città. Al suo arrivo, Neemia ispezionò le mura della città, quindi radunò il popolo e annunciò il motivo della sua missione, dicendo: «Ricostruiamo le mura di Gerusalemme». La missione di ricostruire Gerusalemme segnò l'inizio delle 70 settimane di anni menzionate nella profezia di Daniele. Dopo 69 settimane di anni sarebbe arrivato il Messia. I capitoli da 3 a 6 raccontano della ricostruzione delle mura e delle porte di Gerusalemme, nonostante l'opposizione dei nemici. Lo sapevate?
I molti uomini e donne che parteciparono ai lavori ripararono le mura di Gerusalemme in soli 52 giorni. I capitoli da 7 a 12 mostrano in che modo Neemia ed Esdra si diedero da fare per aiutare il popolo a riabbracciare la vera adorazione. Il popolo si riunì per ascoltare la lettura e la spiegazione della legge. Poi si tenne per 8 giorni la festa delle capanne. Dopodiché le mura di Gerusalemme vennero inaugurate. Neemia fu governatore di Gerusalemme per 12 anni prima di tornare a svolgere le proprie mansioni al servizio del re Artaserse. Il capitolo 13 ci racconta di quando Neemia ritornò a Gerusalemme solo per rendersi conto che gli ebrei non avevano mantenuto le promesse fatte a Geova. Neemia agì quindi in modo deciso per cambiare la situazione. Mentre leggete questo emozionante racconto, notate come Geova adempì la sua volontà servendosi di un re persiano, come lo zelo di Neemia e la sua conoscenza della legge di Dio portarono a grandi benedizioni e come la ricostruzione delle mura di Gerusalemme fu fondamentale per capire un'importante profezia di Daniele che additava la comparsa del Messia. Introduzione al libro di Ester. Ester è il secondo dei due libri della Bibbia che portano il nome di una donna. L'israelita Ester ha un ruolo di primo piano nel racconto, che fu scritto molto probabilmente da Mardocheo, suo cugino più grande d'età. Quando Ester rimase orfana, Mardocheo divenne il suo tutore. Ester e Mardocheo entrarono a far parte della corte del re Assuero. Il palazzo reale era a Susa. La città di Susa si trovava nel cuore dell'impero persiano, che si estendeva dall'India all'Etiopia. Il libro di Ester riporta avvenimenti che ebbero inizio nel 493 avanti l'era volgare. Fu scritto intorno al 475 avanti l'era volgare e completato prima che fossero scritti i libri di Esdra e Neemia. Ai giorni di Ester, un piccolo gruppo di ebrei era già tornato a Gerusalemme per ricostruire il Tempio, ma molti altri ebrei vivevano ancora in tutto l'impero persiano. Il libro di Ester contiene 10 capitoli. I capitoli 1 e 2 parlano della ricerca che il re persiano fece in tutto l'impero per trovare una nuova regina. Infine fu scelta Ester. I capitoli da 3 a 7 rivelano come Aman, nemico del popolo di Dio, divenne primo ministro e ordì un complotto per sterminare gli ebrei. Aman usò l'anello reale con sigillo per convalidare un decreto che ordinava l'uccisione di tutti gli ebrei, Mardocheo incluso. Se fosse andato a buon fine, il piano di Aman avrebbe interrotto la linea di discendenza che portava al Messia. Quando venne a sapere del complotto, Ester decise di seguire il consiglio di Mardocheo di presentarsi davanti ad Assuero. Lo sapevate? Chi si presentava al cospetto del re senza essere stato convocato rischiava la condanna a morte. Solo se il re stendeva il suo scettro d'oro, il trasgressore aveva salva la vita. Coraggiosamente, Ester andò dal re. Quando lei smascherò il perfido complotto, il re andò su tutte le furie e fece giustiziare Aman. I capitoli da 8 a 10 raccontano che Mardocheo venne nominato primo ministro al posto di Aman. Ester e Mardocheo emanarono un nuovo decreto, convalidato dal sigillo dell'anello reale, che autorizzava gli ebrei a difendersi dall'attacco. Il decreto fu reso noto in tutto l'impero. Geova concesse agli ebrei una grande vittoria e preservò la linea di discendenza del Messia. Mentre leggete il libro di Ester, notate come Mardocheo ed Ester usarono abilmente il sistema legale persiano per proteggere gli ebrei, come Geova può liberare i suoi servitori in qualunque situazione si trovino e come la giovane Ester rischiò coraggiosamente la vita per proteggere il popolo di Dio e la linea di discendenza del Messia. Introduzione al libro di Giobbe. Giobbe fa parte dei 5 libri poetici della Bibbia ed è uno dei libri biblici più antichi. Fu completato da Mosè intorno al 1473 avanti l'era volgare, verso la fine dei 40 anni che gli israeliti trascorsero nel deserto. Giobbe viveva in Uz. Sem, antenato di Abramo,
probabilmente era anche antenato di Giobbe. Sebbene Giobbe non fosse israelita, era un adoratore di Geova. Giobbe era molto ricco. Aveva numerosi servitori e possedeva migliaia di pecore, cammelli e altro bestiame. Lui e sua moglie avevano 10 figli. Giobbe era molto rispettato nella comunità. A motivo di una serie di tragici eventi, però, Giobbe perse tutto. Prima che Giobbe affrontasse quelle prove, Geova aveva detto che non c'era nessuno come lui sulla terra. Quindi possiamo collocare questi avvenimenti dopo la morte del fedele Giuseppe, ma prima che Mosè diventasse condottiero del popolo d'Israele. Il libro di Giobbe contiene 42 capitoli. I capitoli 1 e 2 rivelano avvenimenti che si verificarono in cielo. Satana sfidò Geova e affermò che Giobbe non sarebbe rimasto fedele di fronte alle difficoltà. I capitoli da 3 a 31 contengono le varie fasi della discussione tra Giobbe e i suoi tre amici, Elifaz, Bildad e Zofar. Elifaz sminuì l'integrità di Giobbe e lasciò intendere che l'uomo non ha alcun valore agli occhi di Dio. Bildad sostenne che le sofferenze di Giobbe fossero una punizione per i suoi peccati. Zofar insinuò crudelmente che Giobbe fosse malvagio. Giobbe cercò di difendersi da quelle accuse, ma nel farlo disse alcune cose sbagliate riguardo a Geova. Nei capitoli da 32 a 37, il giovane Eliu, dopo aver ascoltato Giobbe e i suoi amici, dà alcuni saggi consigli. Poi, nei capitoli da 38 a 41, Geova, parlando da un turbine, corregge il modo di pensare di Giobbe con delle domande sulla creazione che lo inducono a riflettere. Lo sapevate? Il libro di Giobbe dice che la terra è sospesa sul nulla, una verità che fu ampiamente riconosciuta soltanto secoli dopo. Nell'ultimo capitolo, Dio comanda ai tre amici di Giobbe di offrire un sacrificio e dice che Giobbe pregherà in loro favore. Geova ridiede a Giobbe la salute e la reputazione di un tempo, gli diede il doppio delle ricchezze che aveva prima, lo benedisse con altri 7 figli e 3 figlie e gli permise di vivere altri 140 anni. Mentre leggete questo libro, notate come gli episodi narrati dimostrano che non è Geova a causare le sofferenze dell'uomo. Come gli avvenimenti che si verificarono in cielo ci aiutano a capire la questione della sovranità universale e come l'esito delle prove di Giobbe ci permette di immaginare le future benedizioni del regno riservate a chi rimane leale a Geova. Introduzione al Libro dei Salmi. Il Libro dei Salmi è una raccolta di canti sacri che hanno avuto un ruolo di primo piano nella vera adorazione e sottolineano l'importanza di lodare Geova. Infatti, nel libro, il nome di Dio, Geova, e la sua forma abbreviata, Yah, ricorrono quasi 800 volte. I Salmi furono scritti nell'arco di circa 1000 anni. Si ritiene che Mosè sia stato il primo scrittore. I Salmi furono raccolti dopo che gli ebrei ritornarono a Gerusalemme dall'esilio babilonese, a quanto pare dallo scriba Esdra. Geova ispirò Salomone, i figli di Cora, la casa di Asaf e altri uomini a scrivere queste toccanti espressioni di fede, ma più della metà dei Salmi vengono attribuiti a Davide. Il contenuto di molti salmi nasce dalle diverse esperienze vissute da Davide. Le intestazioni o soprascritte di molti salmi indicano lo scrittore e danno alcune informazioni riguardo a quel salmo. Il libro è composto da 150 salmi ed è il libro più lungo della Bibbia. I salmi furono suddivisi in 5 libri o volumi. In questi componimenti poetici vengono trattati molti temi. Vediamone 3. Un tema ricorrente è la lode a Geova.
In molti salmi, Geova viene lodato per i suoi atti di salvezza. Altri salmi lodano Geova per le sue opere creative, dalle meraviglie del corpo umano alla terra e al mare. Il Salmo 83 loda Geova, l'Altissimo su tutta la terra. Un altro tema sviluppato nei Salmi è l'aiuto e il conforto che Geova dà a coloro che lo amano. Geova viene definito colui che ascolta le preghiere e descritto come un padre misericordioso che perdona i peccatori che si pentono. Il Salmo 23 descrive Geova come un pastore amorevole che si prende cura dei suoi servitori, li guida e li protegge. Un altro tema riguarda quello che Geova farà per trasformare la terra in un paradiso grazie al regno messianico. Questo regno eliminerà tutta la malvagità e porterà la pace sulla terra. Alcuni salmi sono raggruppati insieme. Per esempio, i salmi da 113 a 118 formano i salmi dell'Allel. Lo sapevate? È probabile che Gesù e i suoi discepoli abbiano cantato proprio questi salmi dopo la cena del Signore. I salmi da 120 a 134 sono chiamati canti delle ascese. Molti ritengono che questi salmi venissero cantati dagli israeliti quando salivano a Gerusalemme per assistere alle tre grandi feste annuali. Gli ultimi cinque salmi iniziano e finiscono con le parole «Lodate Yah». Un'importante caratteristica dei salmi è che contengono numerose profezie relative al Messia. Gesù stesso disse: «Tutte le cose scritte riguardo a me nei Salmi dovevano adempiersi». Mentre leggete il libro dei Salmi, notate come questo libro sostiene la sovranità di Geova. Come Geova aiuta e conforta coloro che lo amano e come Geova trasformerà la terra in un paradiso grazie al regno messianico. Introduzione al libro di Proverbi. La maggior parte dei proverbi fu composta dal re Salomone. Salomone diventò re di Israele nel 1037 avanti l'era volgare e Geova gli diede una sapienza fuori dal comune. Quasi tutti i proverbi, o detti saggi, di Salomone furono scritti durante il suo regno. Tuttavia, sembra che i proverbi siano stati raccolti in un unico libro verso il 717 avanti l'era volgare a Gerusalemme, prima della fine del regno di Ezechia. Nel libro di Proverbi troviamo consigli di Dio che si possono usare in ogni situazione della vita quotidiana, dal lavoro alla famiglia. Grazie alla guida che danno, i proverbi ci preparano per vivere sotto il regno di Dio. Proverbi contiene 31 capitoli e può essere diviso in 5 parti. Le prime tre parti sono attribuite a Salomone. I capitoli da 1 a 9 compongono la prima parte, nella quale sono riportati brevi discorsi in cui un padre dà consigli al figlio. Il padre avverte il figlio delle conseguenze del lasciarsi guidare dai desideri sbagliati e mette in risalto i buoni risultati che si ottengono avendo fiducia nella sapienza di Dio. La seconda parte, chiamata Proverbi di Salomone, e la terza, chiamata Proverbi di Salomone trascritti dagli uomini del re Ezechia, contengono brevi detti che inducono il lettore a riflettere. Molti di questi proverbi contrappongono le caratteristiche che dovremmo evitare a quelle che dovremmo sviluppare. Vengono fatti molti contrasti, come quello tra la pigrizia e la laboriosità, o tra l'egoismo e la generosità. Questi brevi parallelismi sono istruttivi e facili da capire. Queste due parti raccolgono più di 500 proverbi di Salomone. Lo sapevate? La Bibbia dice che il re Salomone pronunciò 3.000 proverbi e compose 1.005 canti. Il capitolo 30 costituisce la quarta parte e fu scritto da Agur. Agur fa paragoni a gruppi di quattro per aiutarci a riflettere sulla sapienza di Dio. Ad esempio, menziona quattro cose che sono piccole ma istintivamente sagge.
L'ultimo capitolo fu composto da Lemuel. Alcuni ritengono che Lemuel sia un altro nome di Salomone. In questo capitolo viene descritta una brava moglie. Si parla delle sue qualità e dell'effetto positivo che questa moglie ha sulla sua famiglia. La sapienza di Dio va cercata come un tesoro nascosto, ma, a differenza dell'argento e dell'oro, il suo valore è eterno. Mentre leggete il libro di Proverbi, notate come mostra i risultati positivi del confidare nella sapienza di Dio e non nella propria. Come spiega le caratteristiche da evitare e quelle da sviluppare, e come ci insegna a vivere sotto il dominio del regno di Dio. Introduzione al libro di Ecclesiaste. Questo libro fu scritto dal re Salomone, che regnava su Israele da Gerusalemme. Ecclesiaste fu completato quando Salomone regnava già da molti anni, ma non aveva ancora iniziato ad adorare falsi dei. Ecclesiaste è composto da 12 capitoli. Nel capitolo 1, Salomone parla della vanità delle attività dell'uomo. Nel capitolo 2, Salomone ricerca lo scopo della vita riflettendo sulle sue tante imprese. Salomone scrive che ricercare il benessere e cercare di realizzare grandi cose è come correre dietro al vento. Nei capitoli da 3 a 6 troviamo alcune considerazioni di Salomone che sono utili per acquistare sapienza divina. Salomone spiega che per ogni cosa c'è un tempo stabilito. Incoraggia a lavorare sodo ed esalta il valore dell'amicizia. Definisce il buon cibo e la gioia che si trae dal lavoro il dono di Dio. I capitoli da 7 a 11 presentano profonde riflessioni sulla vita. Salomone afferma che la vita è breve e che l'uomo deve usare tempo, energie e risorse nel miglior modo possibile. In questo modo riuscirà a farsi una buona reputazione agli occhi di Dio. Lo sapevate? Salomone fece riferimento al ciclo dell'acqua secoli prima che gli scienziati comprendessero questo processo. Nel capitolo 12, Salomone incoraggia i giovani a fare scelte sagge prima che arrivino le difficoltà della vecchiaia. Poi riassume tutte le sue considerazioni con le parole: «Temi il vero Dio e osserva i suoi comandamenti, perché questo è tutto ciò che l'uomo è tenuto a fare». Mentre riflettete sul libro di Ecclesiaste, notate quali obiettivi vale la pena avere e quali no. Come la sapienza divina ci insegna ad apprezzare le cose belle della vita e in che modo l'amicizia con Dio porta a una vita davvero significativa sotto il regno di Dio. Introduzione a Cantico dei Cantici. Questo libro poetico fu scritto dal re Salomone a Gerusalemme. Fu composto alcuni anni dopo che era stato completato il Tempio. Dei tanti cantici composti da Salomone, questo è considerato il più bello. Il personaggio principale è la Sulamita. Altri personaggi di questo cantico sono i fratelli della Sulamita, il pastore, Salomone, le figlie di Gerusalemme o dame di corte di Salomone, e le figlie di Sion o donne di Gerusalemme. Il cantico consiste in una serie di conversazioni in cui i personaggi che parlano cambiano continuamente. Anche se non viene detto chi sta parlando, i personaggi si possono identificare da quello che dicono o da quello che viene detto loro. Cantico dei Cantici è composto da 8 capitoli. I capitoli 1 e 2 parlano di avvenimenti che si verificarono vicino alla città di Sunem, chiamata anche Sulem. La Sulamita viene portata nel campo di Salomone, ma resiste al suo corteggiamento e dichiara di amare solo il suo caro pastore. Lo sapevate? Sunem era la città di Abisag, la ragazza che si prese cura di Davide, e della famiglia che spesso ospitò il profeta Eliseo. I capitoli da 3 a 8 descrivono avvenimenti che si verificarono a Gerusalemme. Salomone ritorna alla sua corte e porta con sé la Sulamita, sperando di fare colpo su di lei. La Sulamita dice alle figlie di Gerusalemme o dame di corte di Salomone
di non cercare di farla innamorare di Salomone. Il pastore segue la Sulamita a Gerusalemme e la rassicura con tenere espressioni di affetto. Per apprezzare le espressioni poetiche di questo cantico, che oggi possono sembrare strane, bisogna tenere presente che riflettono l'antica cultura mediorientale. Il pastore paragona gli occhi della Sulamita a quelli delle colombe, i suoi capelli a un gregge di capre e le sue guance a uno spicchio di melagrana. Salomone le rivolge molti complimenti, ma lei continua a rifiutare le sue attenzioni. Nel capitolo 8 la Sulamita ritorna a casa. Ha dimostrato la sua devozione esclusiva e adesso è di nuovo con il suo caro pastore. Il loro amore incrollabile viene descritto come la fiamma di Yah, perché Geova è la fonte del vero amore. Mentre leggete questo libro, notate la castità della Sulamita, la sua lealtà al pastore e come il vero amore ha origine da Geova, la cui sovranità è basata sull'amore. Introduzione al libro di Isaia. Isaia prestò servizio come profeta di Geova. Scrisse il libro che porta il suo nome mentre era a Gerusalemme, capitale del regno di Giuda. Isaia aveva due figli, Sear Yasub e Mahershalal Hashbaz. I loro nomi indicano avvenimenti che di lì a poco si sarebbero verificati in Giuda. Isaia profetizzò per almeno 46 anni durante il regno dei re di Giuda Uzzia, Jotam, Acaz ed Ezechia. Completò il libro dopo il 732 avanti l'era volgare. Osea e Michea scrissero le loro profezie all'incirca nello stesso periodo. Alcuni avvenimenti profetizzati da Isaia furono la caduta del regno settentrionale di Israele, che accadde quando Isaia era ancora in vita, la distruzione di Gerusalemme, che avvenne più di 100 anni dopo, la caduta di Babilonia, che si verificò circa 200 anni dopo, e la comparsa del Messia, che avvenne oltre 700 anni dopo che la profezia fu scritta. Lo sapevate? La profezia di Isaia sulla caduta di Babilonia descriveva il modo in cui la città sarebbe stata conquistata e perfino il nome del suo conquistatore, Ciro. Il libro di Isaia è formato da 66 capitoli. I primi 6 contengono in gran parte avvertimenti riguardo al disastro che si sarebbe abbattuto su Gerusalemme e Giuda a motivo dei peccati commessi dai loro abitanti. Nel capitolo 6, Isaia risponde all'invito di Geova a essere suo messaggero e dimostra la sua prontezza dicendo: «Eccomi, manda me!». I capitoli da 7 a 12 descrivono la minaccia di un'invasione nemica da parte delle forze alleate della Siria e del regno delle 10 tribù di Israele. L'Assiria, però, sconfigge queste due nazioni, eliminando così la minaccia, come predetto da Isaia. I capitoli da 13 a 23 contengono messaggi di giudizio contro Babilonia e altre nazioni a motivo della loro crudeltà verso il popolo di Dio. I capitoli da 24 a 35 riguardano messaggi di desolazione e di ristabilimento per il popolo di Geova. Tra le sue azioni infedeli, il popolo di Giuda, invece di cercare la protezione di Geova, si era rivolto all'Assiria. Il popolo di Israele si era rivolto all'Egitto. Nei capitoli da 36 a 39 leggiamo gli avvenimenti entusiasmanti che ebbero luogo durante il regno del re Ezechia. Il re Assiro Sennacherib invade Giuda e minaccia di distruggere Gerusalemme se la città non si arrende. Ezechia prega Geova per chiedere la sua protezione. Geova assicura a Ezechia che Gerusalemme sarà protetta e poi salva miracolosamente il suo popolo mandando un angelo che uccide 185.000 soldati assiri in una sola notte. Nonostante questo intervento di Geova, i peccati di Giuda alla fine portano alla distruzione di Gerusalemme e all'esilio degli ebrei in Babilonia. Nei capitoli da 40 a 66, Geova dà conforto al suo popolo e promette che ripristinerà la vera adorazione al ritorno del popolo dall'esilio.
Noterete che spesso le profezie di Isaia sono incentrate sul regno di Dio governato dal Messia, che ripristinerà in maniera definitiva la vera adorazione. Isaia predisse molti particolari riguardo al Messia. Ad esempio che sarebbe nato da una vergine, che sarebbe venuto dalla linea di discendenza di Davide, che sarebbe vissuto in Galilea e che avrebbe guarito i malati. Gesù Cristo e i suoi apostoli, per identificare chiaramente il Messia, citarono le profezie di Isaia più di quelle di qualunque altro profeta. In un'occasione Gesù lesse Isaia 61, 1 e 2 nella sinagoga di Nazaret e applicò quel passo a se stesso. Mentre leggete il libro di Isaia, notate come i giudizi profetici di Geova si avverano sempre. Come Geova salva chi confida in Lui e come il predetto regno del Messia porterà per sempre la pace sulla terra. Introduzione al libro di Geremia. Geova impiegò il profeta Geremia per scrivere uno dei libri più lunghi della Bibbia. Oltre a essere un libro profetico, il libro di Geremia racconta alcune esperienze vissute dal profeta e ne descrive i sentimenti. Prima che Geremia nascesse, Geova rivolse particolare attenzione a questo bambino che sarebbe nato in una famiglia sacerdotale. Geremia diventò un ricercatore e uno storico accurato. Scrisse i libri di Primo e Secondo Re e Lamentazioni. Probabilmente aveva circa 25 anni quando Geova lo scelse come profeta nel 647 avanti l'era volgare. Erano passati quasi 100 anni dalla caduta del regno settentrionale di Israele. Era un periodo turbolento, in cui potenze rivali si contendevano il controllo della regione. Geremia servì come profeta per circa 67 anni, fino al 580 avanti l'era volgare. Prestò servizio come profeta durante il regno del buon re Giosia e dei malvagi re Joacaz, Joiachim, Joiachin e Sedechia. Geremia era profeta da circa 40 anni quando, nel 607 avanti l'era volgare, Gerusalemme e il Tempio furono distrutti e gran parte dei superstiti furono portati in esilio in Babilonia. In seguito, Geremia fu portato in Egitto, dove continuò a svolgere il suo incarico di profeta di Geova. Il libro di Geremia fu completato nel 580 avanti l'era volgare, 27 anni dopo la distruzione di Gerusalemme. Anche i profeti Naum, Abacuc, Abdia ed Ezechiele furono ispirati a scrivere in quel periodo. Un altro contemporaneo di Geremia fu il profeta Daniele, che però completò il suo libro verso il 536 avanti l'era volgare. Il libro di Geremia contiene 52 capitoli. Gli avvenimenti non sono scritti in ordine cronologico, ma per argomento. Nel primo capitolo, Geova sceglie Geremia come suo profeta e lo incarica di portare sia un messaggio di giudizio che un messaggio di speranza. Nei capitoli da 2 a 24 troviamo dei messaggi di condanna che Geova rivolge agli abitanti di Gerusalemme a motivo della loro idolatria e del loro comportamento violento. Seguendo le istruzioni di Geova, Geremia rompe una brocca di terracotta per illustrare che Dio avrebbe punito la nazione per la sua condotta errata. I capitoli da 29 a 34 contengono un messaggio di conforto per gli esiliati fedeli. Geremia ribadisce la promessa di Geova di far tornare gli ebrei a Gerusalemme e di adempiere il patto concluso con Davide riguardo a un regno eterno che avrebbe governato con giustizia su tutta la terra. Lo sapevate? Esaminando il libro di Geremia, il profeta Daniele comprese che la desolazione di Gerusalemme sarebbe durata 70 anni e che il popolo di Dio stava per essere liberato. Molti capitoli mostrano come Geremia proclamò con coraggio il messaggio di Geova nonostante l'intensa persecuzione. Nel capitolo 36, Geremia detta al suo segretario, Baruch, il messaggio di giudizio che Geova rivolge al suo popolo e a tutte le nazioni. Quando questo messaggio viene letto al re Joiachim, il re strappa il rotolo e lo getta nel fuoco. Ma Geova fa riscrivere a Geremia le parole del rotolo.
Nel capitolo 38, il re Sedechia consegna Geremia ai nemici che lo gettano in una cisterna fangosa. Geremia viene poi salvato da Ebed-Melech, un fedele adoratore di Geova. Il libro di Geremia contiene forti messaggi di giudizio contro molte nazioni, tra cui Egitto, Filistea, Moab, Ammon, Edom e Babilonia. Queste nazioni furono condannate per la loro ostilità verso il popolo di Dio. Geremia descrive anche gli ultimi giorni di Gerusalemme, la distruzione della città da parte dei babilonesi e gli eventi successivi alla distruzione. Mentre studiate il libro di Geremia, osservate come Geova condannò i malvagi ma diede speranza alle persone fedeli. Come Geremia svolse fedelmente il suo incarico nonostante le difficoltà e come Geova promise di stabilire un regno che governerà con giustizia su tutta la terra. Introduzione al libro di Lamentazioni. Il profeta Geremia scrisse il libro di Lamentazioni poco dopo aver assistito all'assedio e alla distruzione di Gerusalemme da parte dei babilonesi nel 607 avanti l'era volgare. Geremia espresse profonda tristezza per la catastrofe che si era abbattuta su Gerusalemme. Il libro è diviso in 5 capitoli scritti in versi. Nel capitolo 1, la città di Gerusalemme è paragonata a una principessa che viene presa prigioniera dai nemici e diventa una vedova abbandonata e una schiava a causa dei suoi molti peccati. Il capitolo 2 rivela che fu Geova a causare la distruzione di Gerusalemme. Chi passa tra le rovine della città rimane stupito dalla totale devastazione. Nel capitolo 3, Geremia si riferisce alla nazione desolata come a un uomo abbattuto che supplica Geova di ricordare la sua afflizione e il fatto che è senza dimora. Geremia mostra di saper aspettare Geova, fiducioso che lui, nel suo amore leale e nella sua misericordia, avrebbe ristabilito la nazione. Il capitolo 4 sposta l'attenzione sul Tempio di Geova. Sebbene una volta fosse lo splendido centro della pura adorazione, adesso è distrutto. Geremia riporta che Gerusalemme versava in terribili condizioni. Regnavano miseria, carestia e morte durante l'assedio finale. Lo sapevate? I primi 4 capitoli sono acrostici. In ognuno di essi ogni versetto o gruppo di versetti inizia con una lettera diversa dell'alfabeto ebraico. Il capitolo 5 è scritto dalla prospettiva di coloro che un tempo abitavano a Gerusalemme e che ora hanno perso le loro case e la libertà. Geremia li paragona a orfani di padre, che umilmente implorano Geova per avere misericordia e salvezza. Mentre studiate i 5 capitoli di Lamentazioni, notate come la ribellione porta a subire il giudizio divino, come il pentimento ci fa ottenere misericordia e come la sofferenza si trasformerà in gioia durante il regno di Dio. Introduzione al libro di Ezechiele. Ezechiele era figlio di un sacerdote e servì come profeta di Geova. Visse in Giuda fino al 617 avanti l'era volgare, quando il re di Giuda, Joiachin, fu costretto ad arrendersi a Babilonia. Ezechiele era tra gli esiliati ebrei che a quel tempo furono portati in Babilonia dal re Nabucodonosor. Nel 613 avanti l'era volgare, Geova incaricò Ezechiele di servire come profeta per gli ebrei esiliati che erano prigionieri in Babilonia. Ezechiele svolse fedelmente il suo incarico per almeno 22 anni. Completò il suo libro intorno al 591 avanti l'era volgare. Ezechiele servì come profeta quando Abdia e Geremia erano profeti in Giuda e Daniele a Babilonia. In tutto il libro di Ezechiele viene dato risalto alla santificazione del nome di Geova. L'espressione Sovrano Signore Geova compare 217 volte. Il libro di Ezechiele ha 48 capitoli.
Nei capitoli da 1 a 3 troviamo le impressionanti visioni che Ezechiele ricevette al fiume Chebar. Ezechiele vede un vento tempestoso e poi quattro meravigliose creature viventi o cherubini. Ognuna di queste creature ha quattro facce: una di un uomo, una di un leone, una di un toro e una di un'aquila. Queste facce rappresentano delle qualità di Geova. Ezechiele prova un grande timore reverenziale quando vede un carro celeste guidato dallo Spirito di Dio che rappresenta la parte celeste dell'organizzazione di Geova. I capitoli da 4 a 24 contengono i messaggi di giudizio di Geova contro Gerusalemme e i suoi abitanti ribelli e idolatri. Spesso Ezechiele trasmise le profezie di Geova per mezzo di azioni simboliche. Ad esempio, Geova gli fece incidere su un mattone la città di Gerusalemme e poi gli fece inscenare un finto assedio. Come segno dell'imminente attacco, Ezechiele rimase sdraiato sul fianco per 430 giorni. Nei capitoli da 25 a 32, Geova rivolge la sua attenzione alle nazioni vicine, le quali ricevono un giudizio avverso a motivo della loro ostilità verso il suo popolo. Tramite Ezechiele, Geova predice la distruzione della città di Tiro e del suo re. Lo sapevate? La profezia contro Tiro si adempì in due fasi. Anni dopo che Nabucodonosor aveva devastato la parte continentale di Tiro, Alessandro Magno usò le rovine di quella conquista per costruire un passaggio che gli permise di raggiungere e di distruggere anche la parte insulare di Tiro. I capitoli da 33 a 48 contengono un messaggio di speranza e parlano del ristabilimento della pura adorazione. Nei capitoli da 40 a 48, Ezechiele riceve da Geova la visione di un tempio. Questa visione mette in risalto le elevate norme di Geova per la pura adorazione. Mentre studiate questo libro profetico, notate le meravigliose qualità di Geova: l'assoluta ubbidienza di Ezechiele alle sue istruzioni e la promessa di Geova di riunire l'umanità nella pura adorazione per mezzo del regno. Introduzione al libro di Daniele. Daniele scrisse questo libro profetico a Babilonia. Fu portato a Babilonia, probabilmente quando era adolescente, insieme ad altri nobili e principi ebrei. Daniele diventò un funzionario del governo babilonese e in seguito di quello medo-persiano. Daniele inizia il suo libro raccontando avvenimenti che si verificarono a partire dal 618 avanti l'era volgare, quando era ancora un ragazzo. Completò il libro probabilmente intorno al 536 avanti l'era volgare. Abdia, Ezechiele e Geremia furono contemporanei di Daniele. Vissero in un periodo turbolento della storia di Israele, periodo che tra le altre cose vide la distruzione di Gerusalemme. Daniele assisté alla conquista di Babilonia da parte dell'impero medo-persiano e vide ritornare a Gerusalemme un gruppo di fedeli servitori di Dio. Ma Daniele non fu tra coloro che fecero ritorno a Gerusalemme, probabilmente a motivo dell'età avanzata. Il libro di Daniele ha 12 capitoli. I capitoli da 1 a 6 narrano in ordine cronologico le esperienze vissute da Daniele e dai suoi tre compagni. I capitoli da 7 a 12 contengono le visioni e i sogni profetici che Daniele ricevette da Dio. Nei capitoli 1, 3 e 6 leggiamo delle varie prove che Daniele e i suoi compagni ebrei riescono a superare. Questi ragazzi rifiutano cibi e bevande che li renderebbero impuri agli occhi di Dio. In seguito, i tre compagni di Daniele, Sadrach, Mesach e Abednego, si rifiutano di adorare una statua che rappresenta lo stato babilonese, andando coraggiosamente incontro alla morte in una fornace ardente. Anni dopo, nonostante un decreto che proibisce di rivolgere richieste a chiunque all'infuori di Dario, Daniele continua a pregare Geova, e per questo viene gettato in una fossa di leoni. Daniele e i suoi compagni rimangono fedeli davanti a ogni prova e Geova li protegge.
I capitoli 2 e 4 descrivono come Geova dà a Daniele la capacità di interpretare due sogni del re Nabucodonosor. Ciascuno di questi sogni di origine divina ha un significato profetico. Nel primo sogno, il re vede un'enorme statua fatta di metalli diversi. La statua rappresenta una successione di potenze mondiali che hanno influito in modo significativo sul popolo di Dio. La profezia si conclude con la distruzione di queste potenze e mostra che gli esseri umani saranno governati soltanto dal regno di Dio. Nel secondo sogno, Nabucodonosor vede un albero la cui cima raggiunge i cieli. L'albero viene tagliato e il ceppo viene legato per 7 tempi. Questo significa che il governo sarebbe stato interrotto. Ma il fatto che il ceppo rimanga indica che il governo sarebbe stato ristabilito. Il capitolo 5 racconta che mentre il re babilonese Baldassarre tiene un banchetto nel suo palazzo, sul muro appare miracolosamente una scritta. Daniele spiega a Baldassarre che secondo quella scritta Babilonia sarebbe stata conquistata dai Medi e dai Persiani. Babilonia cade quella stessa notte. Lo sapevate? Un'estesa parte del libro di Daniele è stata scritta in aramaico. L'aramaico era una lingua comunemente parlata nell'antichità e aveva le stesse lettere dell'alfabeto ebraico. I capitoli 7 e 8 descrivono le visioni di Daniele di alcune bestie che rappresentano l'ascesa e la caduta di Babilonia, Media Persia, Grecia e Roma. Inoltre, Geova dà a suo figlio un regno eterno che sostituirà tutti i governi umani. Nel capitolo 9, Daniele comprende dallo studio della parola di Dio che la liberazione degli ebrei è molto vicina. Poi leggiamo che, mentre Daniele prega, appare un angelo che gli rivela alcuni dettagli sul Messia. I capitoli da 10 a 12 raccontano che a Daniele appare di nuovo un angelo. Questo angelo incoraggia Daniele e gli mostra un'altra visione di avvenimenti futuri. Gran parte di questa profezia descrive un conflitto tra due re impegnati in una lotta per la supremazia. L'adempimento della profezia si sarebbe esteso fino alla parte finale dei giorni. L'angelo rassicura Daniele che Dio lo approva e gli dice che, sebbene presto sarebbe morto, sarebbe risorto alla fine dei giorni. Mentre leggete questo libro, notate come Geova considera preziosa la fedeltà di Daniele. Come Geova dirige re e regni per adempiere il suo proposito. E come Geova dà a suo figlio un regno eterno che prenderà il posto di tutti i governi umani. Introduzione al libro di Osea. Osea servì come profeta per il regno delle 10 tribù di Israele e le sue profezie erano rivolte principalmente a quella nazione. I suoi contemporanei Michea e Isaia servirono come profeti per il regno meridionale di Giuda. Osea iniziò ad assolvere il suo incarico non più tardi dell'804 avanti l'era volgare, durante il regno di Geroboamo II. Continuò a servire come profeta per circa 60 anni, fino a dopo il 745 avanti l'era volgare, quando completò il libro che porta il suo nome. Osea profetizzò in un periodo di grande agitazione politica, in cui vennero assassinati 4 re di Israele. Il libro di Osea contiene 14 capitoli. I capitoli da 1 a 3 rappresentano il rapporto tra Geova e Israele attraverso le vicende familiari di Osea. Geova dice a Osea di sposare una donna che in seguito avrebbe commesso adulterio più volte. Osea sposa Gomer, che diventa una moglie infedele. Il matrimonio tra Osea e Gomer rappresenta il matrimonio tra Geova e Israele contratto mediante il patto della legge mosaica. La condotta infedele di Gomer simboleggia la condotta di Israele, che aveva tradito Geova cominciando ad adorare falsi dei e stringendo alleanze politiche con nazioni pagane. Nel capitolo 3, Geova dice a Osea di riprendersi la moglie infedele.
Questo rappresenta il fatto che Geova è disposto a mostrare misericordia se gli israeliti si pentono dell'idolatria e gli ubbidiscono. Osea predice che gli israeliti avrebbero cercato Geova e Davide loro re. L'adempimento finale di questa profezia riguarda Gesù quale re celeste. Lo sapevate? Il regno settentrionale delle 10 tribù di Israele veniva a volte chiamato Efraim o Samaria. Efraim era la tribù principale del regno e Samaria era la capitale. I capitoli da 4 a 13 contengono giudizi contro l'infedele Efraim. Questi giudizi si adempirono quando l'Assiria conquistò la nazione e la sua capitale, Samaria. Nel capitolo 14, Israele riceve un caloroso invito a tornare da Geova, il quale rassicura il popolo dicendo che gli avrebbe mostrato misericordia. Mentre studiate il libro di Osea, notate come Geova richiede che lo adoriamo senza ipocrisia, come Geova è misericordioso con chi si pente dei propri errori e come mantiene la sua promessa di provvedere un re celeste dalla linea di discendenza di Davide. Introduzione al libro di Gioele. Gioele servì come profeta per il regno di Giuda, formato da due tribù, nel IX secolo avanti l'era volgare e sembra che abbia messo per iscritto le sue profezie intorno all'820, ai giorni del re Uzia. Gioele fu contemporaneo dei profeti Giona e Amos. Il libro di Gioele contiene tre capitoli e avverte che il giorno di Geova è vicino. I capitoli 1 e 2 parlano di una piaga di locuste che avrebbe devastato il paese, causando una grave carestia. Le locuste hanno denti come quelli dei leoni, corrono come cavalli, scalano le mura come soldati e il loro rumore è come quello di carri che si lanciano nella battaglia. Anche se la falsa adorazione è molto diffusa a Gerusalemme e in Giuda, Geova non permetterà che il popolo continui ad agire in modo ribelle. Per Giuda c'è speranza solo se si pente e ritorna da Geova. Lo sapevate? L'Apostolo Paolo citò Gioele quando disse «Chiunque invocherà il nome di Geova sarà salvato». Invocare il nome di Geova significa anche conoscerlo, avere fiducia in lui, ubbidirgli e metterlo al primo posto nella vita. Il capitolo 3 dice che le nazioni dovranno rendere conto dei maltrattamenti inflitti al popolo di Dio, dovranno essere schiacciate come grappoli d'uva in un torchio. Poi Geova promette che in futuro il regno concederà benedizioni fisiche e spirituali. Sia in cielo che sulla terra, tutti saranno uniti nella pura adorazione. Mentre studiate il libro di Gioele, notate come chi si mette contro Dio ne paga le conseguenze. Come invece va a finire a chi si pente e ritorna da Geova. E come la profezia di Gioele si adempie nella proclamazione del regno di Dio. Introduzione al libro di Amos. Il profeta Amos scrisse il libro che porta il suo nome. Parlando di sé, dice di essere pastore e coltivatore di fichi di sicomoro. Amos proveniva da Tecoa, una città giudea che si trovava a sud di Gerusalemme. Geova inviò il profeta Amos principalmente al regno settentrionale di Israele. Amos fu profeta durante il regno di Geroboamo II, in un periodo compreso tra l'829 e l'804 avanti l'era volgare. Mise per iscritto la sua profezia intorno all'804 avanti l'era volgare, dopo essere tornato in Giuda. Fu contemporaneo dei profeti Giona, Gioele e Osea. Il libro di Amos è diviso in 9 capitoli. Il capitolo 1 contiene messaggi di giudizio contro diverse nazioni vicine. Il capitolo 2 riporta dichiarazioni solenni contro Moab, Giuda e il regno settentrionale delle 10 tribù di Israele. Nei capitoli da 3 a 6 troviamo un messaggio di giudizio nei confronti di Israele a causa della falsa religione che praticava e della sua ostinazione nel rifiutare la disciplina.
Israele aveva adottato uno stile di vita avido e materialistico. Donne amanti del lusso spingevano i propri mariti a derubare i miseri e i poveri. I capitoli 7 e 8 presentano una serie di vivide visioni. Amos vede un inarrestabile sciame di locuste e poi un fuoco devastante. In seguito, un filo a piombo fa capire quanto Israele si fosse allontanato dai comandamenti di Geova. Infine, un cesto di frutti estivi indica che la fine di Israele è vicina. Lo sapevate? Durante una adunanza del corpo direttivo del primo secolo, Giacomo, fratellastro di Gesù, citò il libro di Amos per spiegare che Geova avrebbe scelto gli eredi del regno sia fra gli ebrei che fra le persone delle nazioni. Il capitolo 9 contiene la promessa di Geova di erigere la capanna di Davide, ovvero la discendenza reale che avrebbe condotto al regno messianico. Mentre leggete il libro di Amos, notate come Geova usa persone di umili origini per svolgere compiti importanti. Come chi fa affidamento sulle cose materiali e non tiene conto di Dio non prospererà, e come Geova predice l'istituzione del regno messianico. Introduzione al libro di Abdia. Abdia era un profeta di Geova. Mise per iscritto la sua profezia intorno al 607 avanti l'era volgare, dopo che Gerusalemme era stata distrutta dai babilonesi. Abdia era contemporaneo di Geremia, Daniele ed Ezechiele. Il libro di Abdia, che si compone di un solo capitolo, è il più corto delle scritture ebraiche. Abdia trasmette un messaggio di giudizio contro la nazione di Edom. Durante la distruzione di Gerusalemme per mano dei babilonesi, gli edomiti esultano nel veder soffrire gli israeliti. Gli edomiti catturano gli israeliti in fuga, li consegnano ai babilonesi e partecipano al saccheggio delle spoglie. Lo sapevate? Gli Edomiti erano imparentati con gli Israeliti. Erano discendenti del fratello gemello di Giacobbe, Esaù. Esaù fu chiamato Edom, che significa rosso, dopo che vendette la primogenitura per una minestra di lenticchie. Abdia profetizza che la nazione di Edom sarà saccheggiata dai suoi ex alleati. L'adempimento di questa profezia comincia con la conquista di Edom da parte dei babilonesi. Col passare del tempo, di Edom non rimane alcuna traccia. Nei versetti conclusivi, Geova promette di ristabilire il suo popolo quale nazione riunita, come pure la vera adorazione a Gerusalemme. Il libro termina con l'affermazione «Il potere regale sarà di Geova», a indicare che il diritto di Geova di governare verrà riaffermato per sempre. Mentre leggete Abdia, notate come Geova conosce bene le sofferenze dei suoi servitori dovute alla persecuzione. Come egli dà speranza al suo popolo nelle difficoltà e come il suo diritto di governare verrà riaffermato per sempre. Introduzione al libro di Giona. Geova diede al profeta Giona l'incarico di trasmettere un messaggio di avvertimento a Ninive, una città assira. Giona profetizzò durante il regno di Geroboamo II, re di Israele. Scrisse il libro che porta il suo nome verso l'844 avanti l'era volgare. Questo avvenne circa 100 anni prima che l'Assiria portasse Israele in esilio e circa 200 anni prima che Naum predicesse la distruzione della città di Ninive. Giona fu contemporaneo di Amos, che pure profetizzò nel regno settentrionale di Israele, e di Gioele, che profetizzò in Giuda. Il libro di Giona è formato da 4 capitoli. Nei capitoli 1 e 2 leggiamo che Giona riceve da Geova l'incarico di andare a Ninive. Terrorizzato, Giona si sottrae a questo incarico salendo a bordo di una nave diretta a Tarsis.
Durante il viaggio, Geova fa scoppiare una violenta tempesta. Giona sa che la tempesta si sta scatenando per colpa sua e dice ai marinai di gettarlo in mare. Subito dopo, la tempesta si placa. Quindi, Geova fa inghiottire Giona da un grosso pesce. Dal ventre del pesce, Giona prega Geova e la sua preghiera viene ascoltata. Poi, su ordine di Geova, il pesce vomita Giona sulla terraferma. Lo sapevate? Gesù predisse che sarebbe morto e sarebbe risorto il terzo giorno. Ne parlò come del segno del profeta Giona, alludendo al fatto che Giona fu liberato dal ventre del grosso pesce. Il capitolo 3 narra di come Giona assolve il suo incarico. Predica il messaggio secondo cui Ninive presto sarà distrutta. In modo del tutto inaspettato, però, i niniviti si pentono e Geova mostra loro misericordia. Il capitolo 4 spiega che, invece di essere felice per il pentimento dei niniviti, Giona si arrabbia. Costruisce un riparo fuori dalla città per vedere cosa succederà. Geova si serve di una zucca a fiasco e di un verme per insegnargli una preziosa lezione sull'amore leale e sulla misericordia. Mentre leggete questo libro, notate come Giona accettò la correzione e portò a termine il suo incarico. Come Geova mostrò amore leale e misericordia verso i niniviti pentiti. E come Gesù fece riferimento a Giona per predire che sarebbe morto e poi risorto, offrendo così agli esseri umani la possibilità di vivere per sempre sotto il regno di Dio. Introduzione al libro di Michea. Il profeta Michea era originario del villaggio di Moreset, in Giuda. Michea profetizzò che Israele e Giuda sarebbero state distrutte. Le immagini e le metafore che Michea usa suggeriscono che conosceva bene la vita di campagna. Michea servì come profeta per circa 60 anni, durante i regni dei re di Giuda Jotam, Acaz ed Ezechia. Completò il suo libro in Giuda qualche tempo prima del 717 avanti l'era volgare. Nello stesso periodo anche Osea e Isaia misero per iscritto le loro profezie. Anche se la distruzione di Gerusalemme da lui predetta si avverò solo molti anni dopo la sua morte, Michea probabilmente era ancora in vita quando fu distrutta Samaria, capitale di Israele. Il libro di Michea ha 7 capitoli. I capitoli 1 e 2 fanno luce sulla rivolta di Israele e Giuda, nonché sulle ingiustizie commesse persino contro donne e bambini. Contengono anche la dichiarazione di Geova secondo cui Samaria diverrà un mucchio di rovine e la promessa di Dio di far tornare il suo popolo a Gerusalemme e di radunarlo come pecore nel recinto. Nei capitoli da 3 a 5, Michea denuncia i capi del popolo, i profeti e i sacerdoti per la loro malvagità e avidità. Per questo motivo, Sion sarà arata come un campo e Gerusalemme diverrà mucchi di rovine. Comunque, Michea profetizza anche che nella parte finale dei giorni la vera adorazione sarà innalzata al di sopra di tutta la falsa religione e che persone di tutte le nazioni affluiranno al monte della casa di Geova. Lo sapevate? Geova ispirò Michea a profetizzare che il Messia sarebbe nato a Betlemme Efrata. Le sue parole si adempirono quando Gesù nacque proprio in questo villaggio. Potete trovare la profezia in Michea 5:2. I capitoli 6 e 7 fanno luce sulla deplorevole condizione spirituale in cui versa il popolo. Nel corso di quella che viene descritta come una causa, Geova chiede al suo popolo di praticare la giustizia, amare la lealtà e camminare con modestia insieme a lui. Ma i commercianti ignorano le leggi di Dio e imbrogliano i loro fratelli usando bilance e pesi truccati. Michea, comunque, è sicuro che Geova ascolterà la sua richiesta che venga fatta giustizia e mostrerà amore leale al suo popolo. Mentre leggete il libro di Michea,
Notate come ciò che Geova richiede da noi è sempre ragionevole e per il nostro bene. Come Michea ha piena fiducia nel fatto che Geova eseguirà il giudizio sui malvagi, e come la vera adorazione sarà ristabilita e innalzata per mezzo del regno di Dio. Introduzione al libro di Naum. Il profeta Naum probabilmente viveva in Giuda quando scrisse il libro che porta il suo nome. Il messaggio di Naum si concentra principalmente su un tema: la completa distruzione della città assira di Ninive. Ninive, famosa per la sua violenza e crudeltà, fu chiamata città sanguinaria. In passato, a seguito del messaggio di giudizio proclamato dal profeta Giona, gli abitanti di Ninive si erano pentiti. Col tempo, però, erano risprofondati nella loro malvagità. Così, circa due secoli dopo la profezia di Giona, Geova mandò Naum a profetizzare di nuovo contro Ninive. Il libro di Naum fu completato qualche tempo prima del 632 avanti l'era volgare, anno della distruzione di Ninive. Naum fu contemporaneo dei profeti Sofonia e Geremia. Il libro di Naum contiene tre capitoli. Nel primo capitolo, Naum proclama il giudizio di Geova contro la città di Ninive. La città, con tutti i suoi idoli pagani fatti di legno, pietra e metallo, sarà completamente distrutta. Questa è una buona notizia per il popolo di Giuda. Finalmente libero da un nemico tanto crudele e pericoloso, può ora celebrare in pace le sue feste. Lo sapevate? Possiamo tracciare le origini di Ninive fino ai giorni di Nimrod, il fondatore del primo impero venuto all'esistenza dopo il diluvio. I capitoli 2 e 3 descrivono nei dettagli la distruzione di Ninive. Ninive era una città protetta da alte mura e da un fossato tutt'intorno. Eppure Naum profetizza: «Le porte dei fiumi saranno aperte e il palazzo crollerà». Queste parole si adempirono nel 632 avanti l'era volgare, quando la città fu colpita da un'inondazione. Questo permise agli eserciti assedianti di Babilonia e Media di catturare e distruggere la città. La parola profetica che Geova pronunciò tramite Naum si avverò nei minimi dettagli. Mentre leggete il libro di Naum, notate come Geova odia la violenza, come adempie sempre ciò che dice e come dà conforto a tutti coloro che cercano pace e salvezza sotto il suo regno. Introduzione al libro di Abacuc. Abacuc servì come profeta in Giuda. L'annotazione finale del libro, al direttore del coro con l'accompagnamento dei miei strumenti a corda, sembra suggerire l'idea che Abacuc prestasse servizio come musicista nel Tempio. Abacuc scrisse il libro che porta il suo nome intorno al 628 avanti l'era volgare, circa 20 anni prima della distruzione di Gerusalemme. Abacuc era contemporaneo di Geremia, che come lui servì in Giuda. Il libro di Abacuc ha tre capitoli. I capitoli 1 e 2 contengono un dialogo tra Abacuc e Geova. Il profeta esprime il suo sgomento per la violenza, l'oppressione e le ingiustizie comuni in Giuda. Geova dichiara che presto, tramite i Caldei, punirà la nazione di Giuda. Geova assicura ad Abacuc che questo giudizio divino non tarderà e che in seguito anche i Caldei saranno puniti per le loro azioni crudeli e malvagie. Lo sapevate? Ai giorni di Abacuc, il Tempio di Geova era a Gerusalemme, dove la dinastia dei re davidici regnava da più di 4 secoli. Quindi, per i giudei dell'epoca, era inconcepibile che Dio potesse permettere ai Caldei di distruggere la città santa.
Il capitolo 3 è una preghiera di Abacuc sotto forma di canto funebre. Abacuc ricorda come Geova in passato aveva manifestato la sua potenza. Anche se è addolorato da quello che vede intorno a sé, il profeta esprime fiducia in Geova. Abacuc dichiara: «Io avrò in Geova la mia ragione d'esultanza, gioirò a motivo dell'Iddio della mia salvezza». Mentre leggete il libro di Abacuc, notate come Geova non è indifferente alle sofferenze dei suoi servitori. Come la nostra fiducia nella salvezza che viene da Geova ci aiuta a perseverare con gioia e come i giudizi di Geova tramite il suo regno non tarderanno. Introduzione al libro di Sofonia. Sofonia servì come profeta di Geova in Giuda e scrisse il libro che porta il suo nome. Sofonia profetizzò all'inizio del regno del fedele re Giosia. Completò il suo libro prima del 648 avanti l'era volgare, alcuni anni prima che Nahum e Abacuc scrivessero i loro libri, e oltre 40 anni prima della distruzione di Gerusalemme avvenuta nel 607. Il libro di Sofonia è diviso in tre capitoli. Il capitolo 1 avverte il popolo di Giuda che il giorno del giudizio di Geova si avvicina velocemente. Il popolo è concentrato sulle ricchezze materiali, adora falsi dei ed è convinto che Geova non interverrà nella loro vita. Nel capitolo 2 il popolo viene esortato a cercare Geova, cioè a riporre fiducia in lui e vivere all'altezza delle sue giuste norme. Lo sapevate? Gli sforzi di Sofonia ebbero successo. Il giovane re Giosia promosse una campagna contro la falsa adorazione per ripulire la nazione dall'idolatria e ristabilire la vera adorazione nel Tempio. Il capitolo 2 contiene un messaggio di condanna contro alcune nazioni circostanti: Filistea, Ammon, Moab, Etiopia e Assiria. Il capitolo 3 descrive gli orgogliosi abitanti di Gerusalemme che continuano a disubbidire a Geova nonostante i suoi avvertimenti. Geova promette di eliminare gli altezzosi, ma agli umili che si pentono promette di dare speranza e gioia. Mentre leggete il libro di Sofonia, notate perché non dovremmo pensare che il giorno di Geova non arriverà. Notate anche come quelli che cercano Geova saranno salvati e come Geova raduna gli umili perché siano sudditi del suo regno. Introduzione al libro di Aggeo. Aggeo nacque probabilmente in Babilonia. Nel 537 avanti l'era volgare, con un gruppo di superstiti della nazione ebraica, andò a Gerusalemme, dove in seguito servì come profeta. Aggeo completò il suo libro nel 520 avanti l'era volgare. Ma perché Geova gli diede l'incarico di profeta? Nel 536 avanti l'era volgare, gli ebrei avevano gettato le fondamenta del nuovo tempio a Gerusalemme. Purtroppo, i lavori erano rimasti fermi per molti anni a motivo dell'opposizione dei nemici e dell'apatia degli ebrei. Nel 520 avanti l'era volgare, Geova mandò Aggeo a ravvivare lo zelo degli ebrei così che ricominciassero a costruire il Tempio. La costruzione del Tempio fu completata nel 515 avanti l'era volgare. Lo sapevate? Nei 38 versetti che compongono i due capitoli del libro, Aggeo usa il nome Geova 35 volte, 14 volte nell'espressione Geova degli eserciti. Il libro di Aggeo ha due capitoli che contengono quattro messaggi ispirati. Il capitolo 1 contiene il primo messaggio, indirizzato a chi è concentrato sui propri interessi, mentre la casa di Geova è ancora in rovina. Il governatore Zorobabele, il sommo sacerdote Giosuè e il resto del popolo reagiscono in modo positivo e riprendono la ricostruzione del Tempio solo 23 giorni dopo che Aggeo ha cominciato a profetizzare. Nel capitolo 2, Aggeo trasmette il secondo messaggio ispirato.
Geova promette che scuoterà le nazioni e farà affluire le cose preziose e riempirà la sua casa di gloria. In seguito, Ageo trasmette ai sacerdoti il terzo messaggio ispirato, che spiega come la nazione è diventata impura agli occhi di Dio perché trascura la pura adorazione. Poi Ageo proclama il quarto messaggio. Di nuovo, Geova dice che scuoterà i cieli e la terra, ma questa volta significherà la completa distruzione dei regni umani. Secoli dopo, l'Apostolo Paolo citò le parole di Ageo per dimostrare che il regno di Dio retto da Gesù Cristo non sarà mai scosso. Mentre leggete Ageo, notate come gli interessi personali devono venire dopo quelli spirituali. Come un'adorazione puramente formale non piace a Geova e come il regno di Dio retto da Gesù Cristo non sarà mai scosso. Introduzione al libro di Zaccaria. Zaccaria cominciò a profetizzare a Gerusalemme nel 520 avanti l'era volgare, 17 anni dopo il ritorno dall'esilio in Babilonia. Profetizzò per almeno 2 anni e completò il libro che porta il suo nome nel 518 avanti l'era volgare. Prestò servizio come profeta nello stesso periodo di Ageo. La ricostruzione del Tempio di Geova era ferma. Agli osservatori sembrava che Geova avesse abbandonato la città. Il popolo era scoraggiato e iniziò a concentrarsi sulle proprie comodità. Geova mandò Zaccaria ad affiancare il profeta Ageo nell'incoraggiare gli ebrei a riprendere la costruzione del Tempio nonostante gli ostacoli. Lo sapevate? Il Tempio di Salomone fu completato in poco più di 7 anni. Invece, quando Zaccaria scrisse il suo libro, la ricostruzione era iniziata da circa 20 anni e non era ancora stata completata. Il libro di Zaccaria contiene 14 capitoli. I capitoli da 1 a 6 descrivono una serie di visioni avvincenti che assicuravano il sostegno divino per i lavori di ricostruzione del Tempio e il ristabilimento della pura adorazione. Per esempio, in una visione viene descritta una donna chiamata Malvagità che viene spinta in un recipiente e portata via da 2 donne alate. Questo illustra che nel popolo di Geova non c'è posto per la malvagità. I capitoli 7 e 8 esortano il popolo di Dio a smettere di trattare ingiustamente i poveri e a mostrare amore leale e misericordia nei rapporti con gli altri. Il capitolo 10 predice che Geova tornerà a guardare con favore il suo popolo pentito. Zaccaria, inoltre, mise per iscritto diverse profezie significative sul Cristo. Indicò che il futuro re del regno di Dio avrebbe fatto il suo ingresso trionfale a Gerusalemme su un asino. Predisse che il vero pastore di Dio sarebbe stato tradito per 30 pezzi d'argento. Inoltre, predisse alcuni dettagli riguardo alla morte del pastore messianico. Nel capitolo 14 si legge che Geova forma una valle grandissima. Questa valle rappresenta la protezione di Geova, il quale non permetterà mai che la pura adorazione venga eliminata. Mentre studiate il libro di Zaccaria, notate come Geova porta a termine con successo la sua opera nonostante le difficoltà, come descrive il futuro re del suo regno e come i suoi sudditi leali rimarranno al sicuro nella valle della sua protezione. Introduzione al libro di Malachia. Il profeta Malachia scrisse questo libro a Gerusalemme dopo che gli ebrei erano tornati da Babilonia. Fu un coraggioso portavoce di Geova. Malachia completò il suo libro profetico qualche tempo dopo il 443 avanti l'era volgare. Ageo e Zaccaria avevano scritto i loro libri molti anni prima, mentre Neemia scrisse il suo all'incirca nello stesso periodo. I primi esuli ebrei erano tornati a Gerusalemme da circa un secolo.
Il Tempio era stato ricostruito e i lavori di riparazione delle mura di Gerusalemme erano stati completati, ma la nazione aveva ancora bisogno di guida spirituale. Il libro di Malachia ha 4 capitoli. Nei capitoli 1 e 2, Geova denuncia i sacerdoti per i loro metodi disonesti. Geova chiede loro conto del fatto che gli offrono animali di qualità scadente. I sacerdoti hanno trascurato di istruire il popolo, e così molti mariti divorziano in modo ingiustificato e si risposano con donne di nazioni pagane, cosa che Geova odia. Il capitolo 3 indica che ci sarebbe stato un precursore del Messia. Il Messia, o messaggero del patto, sarebbe venuto al Tempio per purificarlo. Gesù fece questo quando scacciò dal Tempio gli avidi mercanti. Lo sapevate? Malachia dice che doveva arrivare il profeta Elia, ma Elia era morto da molto tempo quando Malachia scrisse la sua profezia. Gesù disse che l'Elia predetto da Malachia era Giovanni il Battezzatore. Nel capitolo 4 Malachia menziona profeticamente il sole della giustizia. Questo evidenzia il ruolo di Gesù quale salvatore dell'umanità. Mentre leggete il libro di Malachia, notate il fatto che Geova si aspetta il meglio da noi, che Geova odia il divorzio ingiustificato e che il messaggero del patto, il predetto re del regno di Dio, sostiene la vera adorazione.